siamo qui a Salerno, nell'azienda del Profagri, proprio nella sede di Salerno, nell'azienda agricola, nell'azienda didattica, dove vengono portate avanti varie colture, soprattutto chiaramente produzione didattica, e tutte coltivate con metodo sostenibile sui principi dell'agricoltura. Dove ci troviamo noi adesso? Siamo praticamente nel campo sperimentale delle parcelle di cereali, dove abbiamo messo in coltura diversi cereali come il grano, l'orzo, l'avena, per verificare la capacità, la diversa capacità di adattarsi alle condizioni pedoclimatiche tipiche di questa zona, proprio per verificare anche con metodi biologici assolutamente naturali anche la capacità di resistere alle malattie e di non essere infestate in modo importante da piante. Vedremo adesso quali sono le principali parcelle che abbiamo qui in questo campo sperimentale. Eccoci davanti alla parcella di orzo. Questa parcella è una parcella di prova sulle coltivazioni di orzo. Vedete la caratteristica spiga, il colore molto più chiaro e dorato rispetto per esempio alla parcella a fianco che è frumento duro. Ed eccoci invece davanti a questa nostra parcella di orzo, dove possiamo vedere la caratteristica tipica dell'orzo, delle ligule che avvolgono completamente il culmino. Vedete? Con cui immediatamente identifichiamo una pianta di orzo. Allora, questo è un orzo distico, due file di cariossidi, ed è un bellissimo campo d'orzo quasi pronto alla maturazione. Tra 15 giorni potrà essere raccolto. Eccoci davanti a una bellissima parcella invece di avena sativa, tipica pianta foraggera, a uso prevalentemente foraggero. Vedete che rispetto agli altri cereali la maturazione è molto più veloce, molto più precoce come pianta rispetto per esempio a una coltura come il grano, che è ancora in ritardo, o ancora questa varietà di grano notevolmente in ritardo. L'avena invece, con la classica forma della spiga particolare, riporta le piante spontanee che invece sono di avena fatua. Vedete? Estremamente interessante questa parcella, con un comportamento sano, eretto, un discreto accestimento delle piante. E qui ancora una parcella di avena, le piante sono in buone condizioni, la presenza di infestanti è estremamente limitata. Sempre dal Profagri di Salerno, campo sperimentale, parcelle sperimentali di cereali, ecco, abbiamo la nostra parcella di frumento, e abbiamo un frumento che potrebbe essere sia duro che tenero. Lo identifichiamo con facilità schiacciando questo ultimo internodo, vedete? Il quale, se è pieno, è un frumento duro, se è una canna vuota è un frumento tenero. Possiamo provare a romperlo e a osservarlo. In questo caso si tratta di un frumento duro. La presenza di un internodo finale pieno denota che è un frumento duro. Vediamo la presenza tra le piante di frumento della pianta estremamente diffusa come infestante, che è il grestino spinoso. Questa pianta che prima emette dei fiorellini gialli e poi vediamo il seme. Questo seme che è disperso dal vento, vedete? Facilmente disperso dal vento,
che non aumenta la diffusione, quindi le infestazioni dei gatti. Bellissimo frumento duro, la spiga con le tipiche ariste, vedete? E la grande differenza con l'orzo che mediamente noi riconosciamo, le auricole non avvolgono completamente il polmo e quindi la distinzione immediata con una pianta di orzo che invece vediamo qui nella parcella a fianco, vedete, avvolge completamente il culmo, per cui una caratteristica immediatamente riconoscibile è la presenza o meno, vedete, di auricole che avvolgono il culmo, auricole che non avvolgono completamente il culmo, e quindi ci identifica immediatamente un campo di frumento rispetto a questa bellissima parcella di ciliegio.